Ci sono due modi di partecipare a una rivoluzione. Il primo è quello di urlare a gran forza, fisicamente, con delle azioni, le ingiustizie e quindi manifestare pubblicamente le cose. Un altro modo, che è quello che io trovo vicino a García Lorca e al testo A casa di Bernarda Alba, è quello di presentare dei dati di fatto di un momento storico e consegnarli e dire questo è quello che succede. Giudicate voi. Quella mi viene su tale quale le sorelle del mio primo marito. Stupide come montagne, sempre pronte a innamorarsi per il primo barbiere che le fa un complimento. È che le tue figlie, Bernarda, sono già in età da sistemarsi. Non Ricordiamoci che è un ti fanno rivoluzionario, impazzire troppo. García Lorca, e che decide di presentare un documento fotografico proprio per permettere a Adele, alla figlia più giovane, ai giovani in sala, di fare un ragionamento di rivoluzione rispetto a quel documento. Per me il desiderio che i miei figli possano venire qua e vedermi fare il mio lavoro, che alle volte non capiscono perché sono piccoli, non sanno cosa vuol dire mettersi lì, fa un personaggio, fa la memoria, e quello è un desiderio enorme. In questo momento credo che il miglior modo per manifestare pubblicamente la propria importanza, l'importanza del nostro lavoro, sia quello di fare al meglio, laddove è possibile, il nostro lavoro. Non possiamo chiedere allo spettatore di giudicarci necessari, dobbiamo essere noi a far di tutto per essere necessari allo spettatore.